Ciao ragazzi, noi di IME stiamo notando che state caricando un sacco di contenuti e state facendo un sacco di streaming sui social network degli oratori. Però volevamo darvi qualche consiglio, perché a livello di contenuti sono bellissimi, ma io migliorerei qualche cosettina per renderli ancora più accattivanti e ancora più eccitanti. Oggi ci concentriamo sui video in diretta e sulle streaming. Primo passo per fare un video in diretta è quando si ha il cellulare, di mettere in modalità aereo, in modo tale che nessuno possa disturbarvi durante la diretta. Il secondo punto principale è la posizione dello smartphone. Noi raccomandiamo sempre di posizionarlo in modalità orizzontale, in modo tale da riprendere tutta la scena. Occhio a farlo in verticale, perché magari vedendolo da un computer, un iPad, un televisore, risulterà un video in verticale con le bande nere ai lati. Un altro punto chiave è cercare sempre il punto di vista giusto. Cosa vuol dire? Se devo inquadrare una messa, io mi metto magari a metà sala, inquadrando tutto l'altare preciso perché so che tutto l'evento si svolge lì. Se devo mentre inquadrare una testimonianza, per esempio, mi metto magari vicino al soggetto, ma non troppo vicino. Cerco sempre di mezzo busto, in modo tale che comunque riesco a vedere chi parla e a capire cosa sta dicendo. Ma attenzione, il mezzo busto. Magari evitiamo troppo spazio in testa, così per esempio, e evitiamo troppo poco spazio in testa, così, non è bellissimo. Perciò cerchiamo sempre di rimanere con una posizione non troppo né in alto né in basso, quindi non soffocandolo troppo e né lasciando troppa aria. Un altro punto chiave, e quindi passiamo al punto 3, per avere un'immagine perfetta è non spostarsi troppo. Ragazzi, evitiamo quindi tutti gli spostamenti col telefono in mano, anche perché si va soltanto a compromettere la qualità dell'immagine. Tutto questo movimento, per chi lo guarda, è fastidioso. Perciò cerchiamo di usare treppiedi e monopiedi. Se nessuna di queste opzioni è valida, cerchiamo di tenerlo fermo con due mani, con i gomiti ben attaccati al corpo, quindi alle costole, e stando ben saldi. L'ultima, ragazzi, è non zoomate. Non zoomate cosa vuol dire? Non vi costa niente fare 2 metri avanti e né 2 metri indietro, se proprio non si può fisicamente. Perché zoomare digitalmente rovina l'immagine, la distrugge, perciò chi sta guardando risulta una qualità minore. Il quarto aspetto molto importante è la luce. La luce ci permette di fare tantissime cose. Per esempio, negli smartphone meno c'è luce, più la qualità del video sarà peggiore. Perciò, incrementando la luce, riusciamo ad avere un video più pulito e una qualità maggiore. Questo cosa ci permette di fare? Ci permette di giocare con le luci, quindi cerchiamo di girare video nelle ore più luminose del giorno, magari all'aria aperta. Anche se non si può uscire, e lo sappiamo benissimo, magari ci mettiamo vicino a una finestra, quindi sfruttiamo la luminosità del sole. Oppure cerchiamo di accendere tutte le luci possibili in quella stanza, cercando di dare luminosità, ma attenzione, perché le luci non devono stare dietro al soggetto o in faccia o sopra, devono stare leggermente inclinate a sinistra, come potete vedere qui, o leggermente al centro, ma non esageriamo, mi raccomando, criterio e cercate di esporre perfettamente. Il quinto aspetto, ma non il meno importante, anzi forse a mio parere uno dei più importanti, è l'audio. Perché in un video, se io guardo un video e l'audio non è buono, io mi distraggo e quindi non capisco cosa quel video vuole mandarmi. Perciò valuterei l'opzione di comprare un microfono, magari un lavalier, che sono quei piccolini microfoni che si attaccano direttamente all'interno del cellulare, con un sacco di adattatori che online trovate tranquillamente. Altrimenti, se non è possibile, magari cercherei di registrare in una situazione silenziosa. Quindi cerchiamo di non registrarlo per strada, magari con tutte le macchine che passano, oppure in locali molto rumorosi. Cerchiamo una zona più appartata, più silenziosa, in cui nessuno ci dà fastidio. Perciò, una volta che questi 5 step e questi 5 punti chiave sono di tuo gradimento, sei pronto per l'azione.